Salve a tutti amici di Player e benvenuti a questo nostro primo gameplay di giochi da tavolo, di board game. Siamo in compagnia di Art City con Diego, Michele. Ovviamente la tematica è agenti di polizia contro mutanti. Loro due saranno le forze dell'ordine di Art City. Io invece sarò l'antagonista, il dottor Zero, che dovrà in questo caso cercare di ammazzare tutti i cittadini e far fuori i fetentissimi agenti di polizia. Nel mio caso avrò Marcellus Hammer, che è tipo Hightower di Scuola di Polizia. Indimenticato, Scuola di Polizia. E poi diciamo questa poliziotta dalla periferia di Osaka, che è Jenny Takabura. Dice... E invece prenderò le parti di Jonathan Johnson, il pingue mangiatore di donut. Sì. E poi questa bella figliola di Miranda Casey. Io invece controllerò questi cattivissimi mutanti che cercheranno di fare la pelle e non solo ai nostri agenti di polizia. Non ci riuscirà. Io penso invece, Andrea, vediamo come va a finire. Tuffiamoci adesso e cominciamo quindi a distribuire quelle che sono le varie carte. Io pesco le mie 4 carte caos qui. E adesso si estrae la prima carta evento che determinerà lo scenario che andremo a vivere. Scenario numero 2. Benissimo, adesso è il turno dei cattivi e dovremo posizionare ben 7 zombie sul perimetro di gioco, quindi sui bordi del tabellone. Ecco, questa è la vostra macchina della polizia. Voi dovete decidere adesso in quale, ovviamente si potrà muovere solo in linea retta, in quale senso la volete far venire. Potete investire anche degli zombie in questo modo, quindi che ne so, potete fare di così e investirne 3 o così e altri 3. Ricordate che però gli agenti dovranno uscire soltanto dalle portiere dell'automobile, quindi praticamente ci deve essere uno spazio. Vabbè, ovviamente cioè, questo per esempio è un ostacolo, significa che non ti potrai muovere al di là di questo ostacolo. Allora adesso ne dovete scegliere quale degli agenti inizierà il turno. Ricordate che ogni agente di polizia ha la sua abilità speciale che vi viene descritta proprio qui. Ok, sì, nel mio caso Big Guy, che praticamente mi permette di prendere 2 civili contemporaneamente. Al posto di uno. Posso spendere una ciambella. Che ricordiamo i punti azione sono fatti in ciambelle qui. E spostare di 2 caselle qui. E quindi prendere entrambi i civili. Esattamente. Ti puoi spostare anche di un'altra casella tu. Sì, perché c'ho due cose. E quindi possiamo andare verso l'elicottero. Adesso tocca al dottor Zero, al nostro pelatissimo e mutatissimo dottor Zero. Ho ben 4 carte a disposizione. E che io non sto guardando, Bene, loro sono ufficiali della legge e non barano. Ricordiamo questo. Utilizzo di sani principi ma di facili costumi, come gli Squallor vorrebbero. Utilizzo la carta istantaneo risata sinistra. Tutti gli agenti, fammela sentire però. È abbastanza sinistra? Un po' destra. Quando siete simpatici, proprio per la vostra simpatia, perdete tutti una ciambella. Faccio muovere 3 zombie e gli faccio attaccare. Ok. In questo caso qui ogni mutante in questo caso può muoversi di 2 caselle. Praticamente gli agenti di polizia non possono sparare, non potrebbero sparare normalmente in delle caselle dove ci sono o civili o loro colleghi. Tutti tranne la nostra Miranda. Quindi tu, te che vuoi fa? Io lo corco di botte. Lo corchi di botte, benissimo. Devi tirare un dado. Perfetto. Di questi. Niente, non hai combinato un cazzo. Che fai? Lanci. Lo hai stordito. Adesso, ricordando che gli agenti di polizia non possono uccidere nessuno a mani nude, puoi anche spostarti, decidere di usare un'altra ciambella per spostarti e eventualmente anche sparare. Anzi, in questo caso qua hai preso, ti sei beccato questo, quindi hai finito i proiettili e dovrai ricaricare al turno successivo spendendo una ciambella. Minions, tutti, e sottolineo tutti, i mutanti
storditi possono riacquisire conoscenza. Ricordiamo ovviamente a tutti quanti che è utile cercare sempre di consumare tutte le ciambelle, perché tanto al turno dopo le riavrete comunque tutte indietro. Nel momento in cui tu ti sposti da una casella dove è occupata, che è occupata da uno zombie, perdi un punto vita. Prima il corpo a corpo. Esattamente. Si sta inventando le regole. Può essere. Può essere. Allora, qui. Due li salviamo adesso. Ok. Quindi spendo uno e due. Te li porti. Se ne è salvato uno. Vabbè, dai, mentre abbiamo un civile. Siete andati, adesso siamo a pari punti. Gioco questa carta. Faccio comparire tre zombie e ne faccio attaccare uno. Tre mutanti, mi confondo sempre. I barili come funzionano? Se gli spari fanno un danno ad area. Signori, quel civile non male, si ha visto addosso, devi provare a stordirlo. Puoi ucciderne due di quei tre? No, anzi, no, perché non posso sparare, perché ci sta sia il collega che il civile. Quindi che famo? Vabbè, penso che dobbiamo chiudere la partita adesso. Sì, infatti, mi sa che il male ha trionfato. Oddio, proprio da sapere che non c'è carte per attaccare, non lo sappiamo. Io direi. Quindi o facciamo un finale proprio boom, che faccia esplodere. Esatto, questo, è quello che stavo pensando, facciamo esplodere qui, moriamo tutti. Ma gli agenti non possono perché hanno un senso dell'onore molto alto. E chi lo dice? Ah, attenzione! Si apre uno spiraglio sulla polizia di Art City. Arriva, non attacca e riusciamo forse a salvare. Con quella faccia, non attacca. Libidine. E allora colpo sicuro. Ragazzi, non te la do. Ragazzi, infatti, è un gioco. Dai, questo e questi. No, figlio. Signore, attacco suicida della polizia, ma lo accetto. Quindi. Okay. Jenny, che cosa hai fatto? Vince il male. Vince il male, signori, il pelatone chiattone mutato vince la partita. È stato incredibile, ma abbiamo portato a termine quello che è il primo gameplay di Board Game di Player.it. Siete soddisfatti? No. No, certo, perché poteva andare il meglio, Brucia, il Brucia che hanno perso, invece il Nemesis ha vinto. I materiali e le miniature soprattutto sono già di ottima fattura. Ed è praticamente una buona alternativa ad un dungeon crawler o ad un survival di altre case più note. E l'unico difetto che possiamo trovargli è che le ciambelle sono finte. Sì, perché secondo te se erano belle ve le facevo provare, cioè aperte e chiusa parentesi. Però appunto si snoda bene nei turni, molto rapido. Bene, non ci resta quindi che attendere il lancio della campagna Kickstarter di Heart City. E vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati su queste frequenze, perché vi ricorderemo quando sarà lanciato il gioco e se vi è piaciuto date un'occhiata e finanziate questo bellissimo progetto. State sicuri che ne vedremo delle belle e ne vedrete delle belle. Vi ricordiamo che comunque siamo presenti su tutti i canali social, quindi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, chi più ne ha più ne metta. Continuate a seguirci per tutte le informazioni di giochi da tavolo, GDR, eSports e videogiochi. Da Play.it è tutto. Alla prossima recensione. Ciao, ciao ragazzi. Che Nemesis!